Proprio così. Dal 2021, oltre alle stelle, vedremo in cielo anche la pubblicità. Siccome non siamo sufficientemente bombardati dalla pubblicità, per strada, in TV, sul web, sui giornali, ovunque, perché non sfruttare lo spazio? E al come farlo ci ha pensato la startup russa Start Rocket, che è pronta ad inviare nello spazio uno sciame di cubetti luminosi che, riflettendo la luce del sole, formeranno enormi banner pubblicitari che viaggeranno a 450 km di altezza e saranno visibili di notte in tutto il mondo. Il sistema è formato da un numero imprecisato di microsatelliti che in orbita dispiegano una vela riflettente coprendo circa 50 km quadrati. Le vele orientabili rifletteranno la luce del sole, che ovviamente arriva dall'altro emisfero della Terra, dove è giorno, formando lettere, immagini, disegni, loghi. La griglia oscurerà le stelle alle sue spalle e distoglierà l'attenzione dalla Luna con almeno 4 messaggi a notte. La Start Rocket sostiene che è nella nostra natura fare pubblicità a tutto quanto riusciamo ad inventare. Un esempio recente è quello di Elon Musk e SpaceX, che hanno lanciato una Tesla nello spazio solo per farsi pubblicità. Questa nuova idea ha contro la grande opposizione della comunità scientifica e astronomica. La luce riflessa disturberebbe, infatti, la ricerca scientifica nei nostri cieli. I cubi luminosi inquineranno ulteriormente lo spazio, diventando detriti spaziali. I cubi luminosi potrebbero disturbare i segnali radio. Quali costi sosterranno le aziende per farsi questo tipo di pubblicità? Aumenteranno i prezzi dei prodotti che pubblicizzeranno? E lo spettacolo gratuito di un cielo stellato resterà nei nostri ricordi.